gente, benvenuto, bentornati sul mio canale. Allora, come avrete letto dal titolo, vi faccio un video super spacchettamento per quanto riguarda il sito di Bompretti. Vi invito sempre a controllare giù nell'info box perché troverete il link del sito, troverete il mio codice sconto del 20% e nulla ragazzi, io vi mostro tutte le cosine. Vi avviso già che alcune cosine ce le ho doppie, quindi arriverà presto un giveaway, magari quando saremo a 20.000 perché manca veramente poco. Allora, vado random, queste due puntine qua, ve le mostro, anche di queste ne ho due, quindi le riceverete anche nel pacchettino, cercherò di farne più di uno ovviamente. Allora, sono in ceramica. Ottime per andare a pulire anche l'unghietta da sotto. Poi ovviamente farò i video dove useremo tutto. Io molte cose già le ho testate, anche queste punte qua mi sono piaciute veramente tanto. Poi vado veloce ragazze perché ho molte cose da mostrarvi. Pennellini vari. Allora, lui che è fatto così, ottimo per andare a disegnare per esempio dei fiorellini, quindi nella tecnica wet on wet è perfetto. Poi lui che viene stracomodo per fare per stendere il colore, e ha dentro questo glitterini bianchi, magari ve li apro. Quindi vi stavo dicendo, lui è ottimo per la tecnica wet on wet, quindi per andare a disegnare petali, fiorellini, l'ho già utilizzato, mi ci trovo benissimo, mi piace moltissimo, hanno tutti i glitterini e tutti quanti hanno la loro, il loro cappuccio, diciamo così. Poi questi due, che uno è viola e uno azzurro, perfetti per andare a creare righe, ma anche molto precise, ottimi per i grigori. Poi ci sono questi due che, come potete vedere, sono di grandezza diversa, uno un po' più piccolo, uno un po' più grande e tra l'altro uno un pochino più lungo, vediamo se riesco a metterveli bene, ok, e uno è più corto. Ottimi per andare a stendere il colore, uno per unghiette, quando si hanno davanti unghiette un po' più piccole vi consiglio lui, quando invece abbiamo unghie un pochino più grandi quello nero. E per ultimo lui ragazze, che voi direte, ma che cavolo ci fai con un pennello spampanato? È utilissimo per i glitter, io lo uso per i glitter ragazze, è fantastico, li raccoglie da Dio. Poi basta che noi andiamo a fare questo movimento e vengono rilasciati sull'unghia. O semplicemente, scusate, per andare a creare qualche effetto striato, questo è fantastico, mi piace tantissimo, principalmente comunque per i glitter. Poi allora abbiamo qua questi qui, che non sono nient'altro che dei fantastici gel stamping. Sono fantastici perché, allora, io già li ho provati, li ho già utilizzati, sto controllando ragazze che non ce ne siano altri nel pacco, ok. Scrivono da Dio ragazze, da Dio, ottimi anche come monocolore, vanno in lampada, ottimi anche appunto per fare dei disegnini, quindi usandoli come se fossero dei fast per intenderci. Adesso li apro tutti e ve li mostro. Questi nello specifico sono tutti glitterati e, ripeto, hanno una scrivenza eccezionale. Ve lo dico perché già l'ho provato, eccolo qua, vedete? Questo per esempio è un oro, fantastici, sono veramente fantastici. Oltre che, sono multiuso perché comunque oltre ad essere utilizzati per lo stamping, questo è un oro rosa invece. Spero che, eccolo qua, metta a fuoco. Molto bello. Oltre al fatto che possono essere utilizzati per lo stamping, ripeto, possono essere usati proprio come vero e proprio monocolore. Questo è il classico argento, vedete, come classico monocolore, come appunto per fare i ghirigori in superficie. Questo fucsia qua pure spettacolare, eccolo qua.
e ripeto, questi sono tutti quanti glitterati. Questo pure un'altra tonalità di oro, un po' più bronzato, ecco, un po' più bronzo, fantastico. Sono tutti meravigliosi, ci sono tantissimi colori e ripeto, ve li straconsiglio perché la scrivenza è eccezionale, veramente eccezionale. Vanno in lampada. Guardate questo blu metallico elettrico fantastico. E per finire questo rosso. Eccolo qua. Ovviamente ragazzi vi farò il video specifico di ogni cosina, non vi preoccupate. Questo è proprio uno spacchettamento per mostrarvi le cose. Ta-da! Di questi mi avete richiesto in tantissime, tantissime. Sul sito li troviamo, me l'avete visto anche utilizzare in tantissimi video. Allora, oh mamma, quello lì è il supporto che viene utilizzato mettendolo, è con questa qua, è una calamita, no? E anche qua sotto ce l'abbiamo, viene utilizzato in questo modo, viene messo qua, qui io ci metto il patafix e poi la tip, ok? Che molti mi chiedete anche come reggo la tip col patafix, ragazze. Nel momento di andare in lampada possiamo tranquillamente toglierlo e metterlo in lampada, si attaccherà, rimarrà bello fermo perché avendo qua la calamita si attacca alla base della lampada, ok? È stracomodo, molto carino, ci sono vari colori, il mio è un multicolor, diciamo così. E niente ragazze, me l'avete chiesto in tantissime, quindi datemi un'occhiata a tutto il sito perché hanno davvero tantissime cose interessanti. Ne potete anche approfittare appunto per il 20% di sconto che trovate il codice sotto nell'info box. Poi ho qui varie palette di stamping. Anche qua ci tengo a mostrarvele senza darvi noia con la luce. Cerco di tenerle magari inclinate così perché ripeto, non voglio che vi va la luce, vi dà fastidio nel video magari. Allora, questa qua è fatta tutta, vedete, con i puntini, diciamo così. Disegni molto belli. Quindi lui, poi funzionano da Dio ragazze, ripeto, l'ho già provate. Questa qui è una cosa fantastica, è la texture L001 che sono tutti effetti marmo, ragazze. Guardate che spettacolo. Cioè, scusatemi se la tengo inclinata, ma veramente se si arriva la luce nel video dà molto fastidio e poi non penso che si riesca a vedere bene. Invece così più o meno riesco a mostrarvela. E sono tutti quanti gli effetti marmo. Bellissima questa. Anche di questo ho il doppione, quindi nel giveaway vi arriverà. Ho il doppione di tutte le palette, se non ricordo male, ragazze. Quindi questa qui è l'Halloween L008. Questa è ancora la pellicola, va tolta. Abbiamo le zucche, queste sono le rose, scheletri, molto carine, veramente molto molto carine. Arriverà anche un video dedicato allo stamping. Questa qua è anche, l'ho provata, fantastica. Ci sono varie fantasie floreali, vedete, addirittura farfalle, qua abbiamo un tulipano, veramente veramente molto bella. Anche di lei c'è il doppione e anche lei arriverà nel giveaway. Questa è la L001 che è un po' più decorazioni, ecco, geometriche, vedete? Si fanno in 2 secondi, sono ottime, guardate anche qua il cuoricino, molto bello. Veramente belli sono, fatte bene, funzionano ragazze, basta avere solo gli attrezzi giusti. E questo qua è l'altra di Halloween che è la L007. Zucche, tombe, pipistrelli, alberi, foglie, molto belli. Guardate anche questo effetto qua, bello, la luna, guardate qua che c'è la luna, fantastica. Poi non da sottovalutare abbiamo quello per tirare via il colore in plastica, molto molto non si rompe ragazze, è molto flessibile ma allo stesso tempo rigido, che riesce a
tirare via bene tutto. Poi un'altra piastrina, che è la Flower Tango S001. Scusate le mie unghie, ragazze, devo fare il refill, ma non ho mai tempo. Ed eccola qua, guardate quante fantasie di fiori che ci sono. Fantastica, molto bella. Anche di lei ho il doppione, quindi vi arriverà. Adesso vi mostro gli smaltini. Ah, ragazze, mi sono persa un altro pennellino, ve lo mostro ora, non fa niente, che è questo qua obliquo. Allora, questo qua io specialmente lo uso quando devo andare a fare, adesso è duro, ragazze, perché ovviamente ha la colla, quando vado a fare il French. Molte volte io mi utilizzo questo, vedete, vado così e mi delimito tutta l'area del French. Viene molto bene con un pennellino obliquo, provate e poi mi dite. Poi vi mostro questi qua, che sono gli smaltini per lo stamping. Allora, di questi ne ho uno nero e uno bianco doppione, che vi arriveranno anche loro, insieme ovviamente allo scraper, quello lì per tirare il colore, ed insieme a lui, guardate che fantastico, qua si svita, è in silicone, il silicone si può anche rimuovere, da qua tramite il vetro riusciamo a vedere dove andiamo ad applicare il disegno, quindi anche lui ne ho un altro e anche lui vi arriverà. Poi ci concentriamo su questi, li apro così ve li mostro. Eccoci qua, allora abbiamo il BPWN01, che è l'oro, sono in totale 5 colori, le lettere non cambia, cambia il numero, questo qua è lo 01, guardate qua. Poi abbiamo il BPWN02, che è l'argento. Meraviglioso. Poi abbiamo il classico nero, che non ve lo apro neanche, ragazze, il classico bianco, il nero è il 3, il bianco è il 4, il numero 5 che è un rosso normalissimo. Poi ragazze, volevo mostrarvi questi qua, che sono i gel color, quelli che Thais, per esempio qua vedete ne ho aperto uno, vedete che dà sfumature dal verde al viola, sono fantastici, anche stesi senza calamita, perché hanno appunto tutti questi riflessi, quindi piccolo strato di nero, poi mettiamo questi, per esempio questo è il Romantic Turkey, e ce l'ho anche steso qua, ovviamente non rende nulla dalla telecamera, ma anche senza farlo con la calamita, ragazze, è fantastico, perché vedete questi riflessi viola sopra e azzurrini sotto, molto bello, veramente molto bello. Poi c'è lo 06, che è Warm Hawaii, anche qua non penso che riesca a rendere, ma da sfumature dall'azzurro al verde, ed il colore nella boccetta è lui, ed è meraviglioso, molto bello, sono fantastici, ripeto, anche stesi a monocolore. Ecco, per esempio guardate questo steso a monocolore, che è quello che vi ho mostrato prima, lo 02 Romantic Turkey, è fantastico, vedete, anche senza calamita quanti riflessi hanno, dal viola al blu al verde, molto belli. Questo qui anche lui, vedete che va dal verde al giallo, ed è senza effetto calamita per ora, è lo 04 Enchanted Nepal, ragazze perdonate se non lo dico giusto. Quindi anche stesi a monocolore sono fantastici, sempre sotto con la base di nero, però guardate quanto riflessi, anzi vi dirò, mi piacciono di più senza calamita che con la calamita. Questo qua invece è lo 05 Grand Canyon, vedete che senza essere stato con la calamita, quindi non ho ancora fatto la calamita, dà sull'oro e sul bronzo, vedete quante sfumature che dà? Sono colori meravigliosi, anche stesi a monocolore, ripeto,
molto belli. Faccio comunque sempre la passata di nero, lo 03. E questo qua che è lo 01, vedete, che fa blu, scusate, verde smeraldo e verde più chiaro, molto molto belli. Purtroppo non rendono molto dalla videocamera, ragazzi, ma sono veramente fantastici. Ovviamente rendono più dal vivo, perché si riescono a percepire molte più sfumature, molte più cose in base a come lo girate, fa una luce diversa, sono veramente belli. Ed eccoli qua tutti stesi. Ovviamente, ripeto, non rendono nulla, perché dal vivo hanno molte più sfumature, molte più sfaccettature, sono meravigliosi. E nulla, ragazzi, il video spacchettamento finisce qua. Se siete arrivate fino a qui, mettete giù nei commenti l'emoticon, quello dello shopping della borsetta. E nulla, ragazzi, vi mando un grande grande bacio, ci vediamo come sempre al prossimo video.